Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica. In Italia e in altri paesi oggi si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. L'Eucaristia, istituita nell'ultima cena, fu come il punto di arrivo di un percorso lungo il quale Gesù l'aveva prefigurata mediante alcuni segni, soprattutto la moltiplicazione dei pani, raccontata nel Vangelo della liturgia odierna. Gesù si prende cura della grande folla che lo ha seguito per ascoltare la sua parola ed essere liberata da vari mali. Benedice 5 pani, 2 pesci, li spezza, i discepoli distribuiscono e tutti mangiarono a sazietà, dice il Vangelo. Nell'Eucaristia ognuno può fare esperienza di questa amorosa e concreta attenzione del Signore, che riceve con fede il corpo e il sangue di Cristo, non solo mangia, ma viene saziato. Mangiare e essere saziato si tratta di due fondamentali necessità che nell'Eucaristia vengono appagate. Mangiare. Tutti mangiarono, scrive San Luca. Sul far della sera i discepoli consigliano Gesù di congedare la folla perché possa andare a cercare il cibo. Ma il Maestro vuole provvedere anche a questo. A chi lo ha ascoltato vuole dare pure da mangiare. Il miracolo dei pani e dei pesci non avviene però in maniera spettacolare, ma quasi riservatamente, come alle nozze di Cana. Il pane aumenta passando di mano in mano e mentre mangia la folla si rende conto che Gesù si prende cura di tutto. Questo è il Signore presente nell'Eucaristia. Ci chiama ad essere cittadini del cielo, ma intanto tiene conto del cammino che dobbiamo affrontare qui in terra. Se ho poco pane nella borsa, lui lo sa e se ne preoccupa. Talvolta c'è il rischio di confinare l'Eucaristia in una dimensione vaga, lontana, magari luminosa e profumata d'incenso, ma lontana dalle strettoie del quotidiano. In realtà, il Signore prende a cuore tutti i nostri bisogni, a partire da quelli più elementari. E vuole dare l'esempio ai discepoli dicendo: voi stessi date loro da mangiare, a quella gente che lo aveva ascoltato durante la giornata. La nostra adorazione eucaristica trova la sua verifica quando ci prendiamo cura del prossimo, come fa Gesù. Attorno a noi c'è fame di cibo, ma anche di compagnia. C'è fame di consolazione, c'è fame di amicizia, di buon umore. C'è fame di attenzione, c'è fame di essere evangelizzati. Questo troviamo nel pane eucaristico. L'attenzione di Cristo alle nostre necessità e l'invito a fare altrettanto verso chi c'è accanto. Bisogna mangiare e dare da mangiare. Oltre a mangiare però non deve mancare l'essere saziati. La folla si saziò per l'abbondanza di cibo e anche per la gioia e lo stupore di averlo ricevuto da Gesù. Abbiamo certo bisogno di alimentarci, ma anche di essere saziati, di sapere cioè che il nutrimento ci venga dato per amore. Nel corpo e nel sangue di Cristo troviamo la sua presenza, la sua vita donata per ognuno di noi. Non ci dà solo l'aiuto per andare avanti, ma ci dà se stesso. Ci fa nostro compagno di viaggio, entra nelle nostre vicende, visita le nostre solitudini, ridando senso e entusiasmo. Questo ci sazia. Quando il Signore dà senso alla nostra vita, alle nostre oscurità, ai nostri dubbi, ma lui vei dà il senso, e questo sì ci sazia, il senso che ci dà il Signore. Questo ci dà quel di più che tutti cerchiamo, cioè la presenza del Signore.
perché al calore della sua presenza la nostra vita cambia. Senza di lui sarebbe davvero grigia. Adorando il corpo e il sangue di Cristo, chiediamogli con il cuore: Signore, dammi il pane quotidiano per andare avanti. Signore, saziami con la tua presenza. La Vergine Maria ci insegna ad adorare Gesù vivo nell'Eucaristia e a condividerlo con i nostri fratelli e sorelle. Cari fratelli e sorelle, ieri a Siviglia sono stati beatificati alcuni religiosi della famiglia domenicana, Angelo Marina Alvarez e 19 compagni, Giovanni Aguilar Donis e 4 compagni dell'Ordine dei Frati Predicatori, Isabella Sanchez Romero, anziana monaca dell'Ordine di Santo Domenico e Fruttuoso Pere Marquez, laico terziario domenicano. Tutti uccisi in odio alla fede nella persecuzione religiosa che si verificò in Spagna nel contesto della guerra civile del secolo scorso. La loro testimonianza di adesione a Cristo e il perdono per i loro uccisori ci mostrano la via della santità e ci incoraggiano a fare della vita un'offerta d'amore a Dio e ai fratelli. Un applauso ai 9 beati. Giunge ancora dal Myanmar il grido di dolore di tante persone a cui manca l'assistenza umanitaria di base e che sono costrette a lasciare le loro case perché bruciate e per sfuggire alla violenza. Mi unisco all'appello dei vescovi di quella amata terra perché la comunità internazionale non si dimentichi della popolazione birmana, perché la dignità umana e il diritto alla vita siano rispettati, come pure i luoghi di culto, gli ospedali, le scuole. E benedico la comunità birmana in Italia, oggi qui rappresentata. Mercoledì prossimo, 22 giugno, inizierà il 10° incontro mondiale delle famiglie che avrà luogo a Roma e contemporaneamente in maniera diffusa in tutto il mondo. Ringrazio i vescovi, i parroci, gli operatori della pastorale familiare che hanno convocato le famiglie a momenti di riflessione, di celebrazione e di festa. Ringrazio soprattutto gli sposi e le famiglie che daranno testimonianza dell'amore familiare come vocazione di via e santità. Buon incontro! E ora saluto tutti voi, romani e pellegrini di vari paesi. In particolare saluto gli studenti della London Oratory School. Saluto i partecipanti al primo corso di pastorale dell'accoglienza e della cura via nascente, i fedeli di Gragnano e l'associazione ciclistica Pedales Stesse di Sesto San Giovanni. E non dimentichiamo il martoriato popolo ucraino in questo momento, popolo che sta soffrendo. Io vorrei che rimanga in tutti voi una domanda: cosa faccio io oggi per il popolo ucraino? Prego, mi do da fare, cerco di capire. Cosa faccio io oggi per il popolo ucraino? Ognuno si risponda nel proprio cuore. E a tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.